cambio un attimo dove posiziono la chat, ragazzi, perché l'ho messa nel punto forse sbagliato. Ok, tutto qua. Quindi l'argomento di stasera è la vera amicizia. C'è un versetto nella Bibbia che è questo qui. Proverbi 17:17, che è il mio versetto preferito in assoluto. L'avevo già detto nel famoso video, quello dove parlo della mia malattia, non so se tutti quanti l'avete visto. Questo versetto è il mio versetto preferito in assoluto. Ciao Luca, buonasera. Buonasera, caro. Benvenuto. Ma sì, mo arrivano, mo arrivano. Grazie, signor Luca, grazie. Buonasera. Spero ti possa interessare l'argomento. Allora, c'è questo versetto nella Bibbia che è il mio preferito, dicevo. Ed è l'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura. Devo sapere che io da ragazzino soffrivo di bullismo, avevo diciamo, un carattere abbastanza, come posso dire, introverso, e non avevo tanti amici. Però quando leggevo questo versetto, dicevo, ma allora, cioè. Cioè, se nella Bibbia c'è il concetto di amicizia, no? L'amico ama in ogni tempo, vuol dire che sostanzialmente può esistere un amico che ama in qualsiasi tempo, in qualsiasi difficoltà. E quindi questo versetto mi è entrato molto nel cuore. Ciao a tutti ragazzi. Sì, ora. Sì, no, beh, ho amici anche fuori da Twitch, dicevo da ragazzino, però anche su Twitch devo dire che con molti di voi ho instaurato una bellissima amicizia. Io spero. Eccolo. Ho tolto gli alert, ho tolto. Spero da me, diciamo, io per primo, di essere un buon amico, insomma, per ognuno di voi, anche se non ci conosciamo fisicamente, però chi lo sa, io già con alcuni di voi sto progettando di vedervi anche fisicamente, perché comunque a forza di sentirci quasi tutti i giorni è chiaro che qualcosa si instaura, no? Non deve essere per forza un'amicizia che rimane nel virtuale, insomma. Allora, andiamo avanti. Riuscite a concentrarvi un attimino tra una cosa e l'altra? So che Brunello ha animato gli animi in chat, però adesso parleremo, guardate un po', parleremo dell'amicizia finta, perché nella Bibbia c'è anche questa cosa. Vi faccio vedere, a me mi sparisce la chat ogni volta, però aspettate che me la metto di qua. Ok, qui la vedo bene. E quando, infatti Brunello è un esempio di vero amico perché gifta le sub durante lo studio sull'amicizia. Quindi vabbè, Brunello, ragazzi, io è uno dei tanti che vorrei incontrare di persona, Brunello, perché veramente è una bravissima persona. Allora, l'amicizia finta, ragazzi, la conoscete la storia del figlio prodigo, Nene? La conosci? Mi devi pagare. Vabbè, Delux, aspettiamo il grande evento. La storia del figlio prodigo, ragazzi, Luca 15 da 11 a... A proposito di Luca, che è arrivato, leggiamo su Luca 15 da 11 a 14. Cosa dice? Disse ancora, parabola del figlio prodigo, non so se la conoscete, abbastanza famosa. Disse ancora, un uomo aveva due figli, il più giovane di loro disse al padre: padre, dammi la parte dei beni che mi spetta, ed egli divise fra loro i beni. Dopo non molti giorni, il figlio più giovane, messo insieme ogni cosa, partì per un paese lontano e vi sperperò i suoi beni, vivendo dissolutamente. Quando ebbe speso tutto, in quel paese venne una gran carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Abbiamo appena iniziato, Rob, non ti preoccupare. Questa è una storia famosa e la trovo una storia anche molto attuale, perché quanti ragazzi al giorno d'oggi sperperano magari i loro o i soldi dei genitori per vivere dissolutamente. Che vuol dire vivere dissolutamente? Nel caso qualcuno non sappia cos'è la parola, sciolto da ogni freno morale, vuol dire dissoluto, quindi libero da ritegno, sregolato, vizioso, cioè pieno di vizi. E quindi
vivere dissolutamente, di solito non è che tu vivi dissolutamente da solo, cioè tu di solito fai un po' di bisboccia. Chi vive dissolutamente lo fa in compagnia, lo fa con amici, amici tra virgolette, spendendo in varie cose, no? E, però questo tipo di amicizie, Seb, poi magari se vuoi ci racconti meglio questa cosa, succede, Seba, cioè voi non pensiamo che la Bibbia abbia solo argomenti storici, parla di situazioni tuttora attuali. E le amicizie che si fanno quando c'è i soldi, come dice il versetto 14, quando venne una carestia in quel paese, non ebbe più soldi il figlio il prodigo e cominciò a trovarsi nel bisogno. Ok? E non è quindi lontano dalla realtà. E quando tu ti trovi nel bisogno, dopo che tu hai speso i tuoi soldi con gli amici e poi ti ritrovi nella povertà, che succede? Andiamo avanti nella storia del figlio prodigo. Allora si mise con uno degli abitanti di quel paese, il quale lo mandò nei suoi campi a pascolare i maiali. Bello, bella fine. Ed egli avrebbe voluto sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Allora, rientrato in sé, disse: quanti servi di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame. Ha fatto pascolare i maiali, nene. E, insomma, da grande riccone, da uno che viveva dissolutamente, magari era pieno di amicizie, si ritrovò senza nessuno. Addirittura, versetto 16, voleva sfamarsi con i baccelli che i maiali mangiavano, ma nessuno gliene dava. Cioè, gli amici, dove stavano gli amici di prima, con cui faceva bisboccia, le conoscenze? Una volta che ha perso i soldi, ha perso tutto, anche le relazioni. E quindi, versetto 17 dice: allora rientrato in sé, perché quando tu sbatti la testa, diciamo, in fondo al tunnel, in fondo al pozzo, non so, sbatti la testa, insomma, dovunque volete sbattere la testa, si rientra in sé, no? Sulle cose importanti della vita. Infatti poi, se andate a leggere la storia, finisce che, esatto, Seba, finisce che lui ritorna dal padre. Il padre non è che gli dice: disgraziato, mentecatto, hai speso i miei soldi. No, il padre lo abbraccerà e lo rivuole subito in casa con sé, ok? Ecco, per esempio, no? Facciamo l'esempio quello che è successo prima, no? Quando qualcuno regala le sub, tipo Brunello, arrivano i Condor, senza fare nomi, arrivano i Condor che vogliono le sub, no? Perché Brunello regala le sub, no? Quindi tutti amici di Brunello. Però voglio vedere se Brunello non regalava le sub, se eravate tutti amici suoi, no? Cioè, per farvi capire, appunto, che quelli che regalano sono ben voluti, no? E lo vedremo anche nei versetti successivi. Vanno a pascolare i maiali, esatto, Bruno, invece di spacciare. Allora, adesso vi racconto una cosa, spero che non vi scandalizzate, ma è una cosa che secondo me c'entra molto. Andiamo avanti. Un'amicizia puzzolente. Co di cosa voglio raccontare? Voglio raccontare degli scimpanzé che lanciano gli escrementi. Ho detto, questo è impazzito. Allora, lo sapete che negli zoo gli scimpanzé lanciano principalmente escrementi e nessun altro oggetto? Lo sapevate? Questa cosa curiosa? È abbastanza risaputa come cosa. La teoria principale è che sia prontamente disponibile per i scimpanzé, che gli escrementi sono prontamente disponibili per i scimpanzé che sono in cattività e quindi in gabbia, cioè non hanno nient'altro da lanciare e lanciano quindi gli escrementi, l'unica cosa che hanno. Nella foga del momento in cui uno scimpanzé si sente agitato, afferra il primo oggetto che vede. La maggior parte degli zoo mancano gli oggetti naturali che non gli danno niente, disponibili intorno a loro e quindi le feci diventano la loro unica arma. Vero, Seba? Sì, se state mangiando poi queste cose proprio. Ma ora capite dove voglio andare a parare.
E lanciare gli escrementi, gli oggetti, se chiamano degli oggetti, è una scarica emotiva per gli scimpanzé, ma è anche una forma di comunicazione. Migliore è la capacità dello scimpanzé di colpire il bersaglio, migliore è la sua comunicazione all'interno del gruppo. Gli scienziati suggeriscono che la scimmia urlatrice in natura getterà la sua cacca quando si sente minacciata o insicura ed è usato come meccanismo di difesa. Ora dite, ma perché sto parlando di queste cose? Perché a volte non ce ne rendiamo conto, ma anche noi ce ne usciamo quando parliamo degli altri, quando stiamo insieme magari a degli amici, quando andiamo a mangiare fuori con qualcuno, stiamo a tavola insieme. Non ce ne accorgiamo, ma parliamo male del prossimo, no? Magari anche amici che dovrebbero essere amici, parliamo male di loro, raccontiamo tutti i difetti, vita, morte e miracoli agli altri. E quindi lanciamo cacca ai nostri conoscenti, familiari. È successo solo a me, io penso che è successo a molti di noi, appunto, di non regolarci, no? Ma noi non siamo delle scimmie che diamo sfogo ai nostri istinti primordiali per forza senza freno, ma purtroppo a volte ci vogliamo sentire superiori, vogliamo affermarci all'interno del gruppo e cominciamo a sparare a zero su chiunque conosciamo. Oppure, come dicevo appunto prima, ci sentiamo minacciati, insicuri, abbiamo questo meccanismo di difesa che cominciamo a parlare male degli altri. Ciao Eternas, buonasera cara, benvenuta. E quindi abbiamo questo meccanismo di difesa che parliamo male degli altri, e quindi è come se fossimo delle scimmie che lanciamo escrementi agli altri, i nostri simili. Ma noi non siamo scimmie, noi non vogliamo che il nostro carattere disordinato, il nostro carattere violento ci impedisca di fermarci dal parlare, no? Dobbiamo tenere la nostra bocca chiusa, ragazzi, no? Cioè, a volte dico, ma io perché sto parlando male di questa persona? Pensate che anche gli altri parleranno male di noi una volta che hanno sentito noi che lanciamo robaccia sugli altri, anche gli altri si permetteranno di lanciare roba su di noi. Quindi, per questo, l'essere veri amici, no? L'essere amici che non fanno queste cose. Il vero amico non lancia cose, anche se fossero vere, anche se fossero cose veritiere, obiettive sulle persone, non dobbiamo lanciare di tutto e di più contro gli altri, come se fossimo animali, insomma. Voglio leggere un versetto che si ricollega a quanto abbiamo visto prima sul fiol prodigo, all'esempio di Brunello. Molti corteggiano l'uomo generoso, tutti sono amici dell'uomo che offre regali. Allora, finché te offrono i regali, finché te portano a mangiare fuori a gratis, finché ti fanno, non so, dei piaceri personali. Allora, sei un grande amico di questa persona. Poi, appena questa persona chiude il rubinetto, allora tu dici: no, vabbè, la devo cercare qualcun altro. Non è una cosa buona, no? Che siamo amici solo di quelli che ci fanno i favori. E questo è già dalla Bibbia: c'era questa figura dell'uomo che offre regali e la gente che se ne approfittava. Vedete che anche questo è molto attuale come cosa. E poi c'è un altro versetto: tutti gli amici più stretti mi hanno in orrore, quelli che amavo si sono rivoltati contro di me. Giobbe 19:19. E non so se a voi è mai successo, ma quando a un certo punto tu c'hai tanti amici, oppure c'è un gruppo di amici, poi succede qualcosa all'interno del gruppo, oppure tu cambi idea, oppure tu non vuoi più fare le cose che fanno loro perché magari ti fanno male alla tua vita, quello che fanno gli altri, e quindi magari tu vuoi uscire da questo gruppo, però non è che puoi abbandonare le amicizie, però non vuoi fare le cose che fanno loro, no? Perché sanno che non sono per il tuo bene. E quelli cominciano a vederti male, a vederti in orrore, no? Non vogliono più avere niente a che fare con te perché non sei più simile a loro, ma non vuoi più uniformarti a quello che dice il gruppo, no? Però io penso che è una cosa saggia pensare con la propria testa. E mi viene da pensare a un episodio della mia vita in cui c'era un ragazzo che conoscevo, io avevo penso 11-12 anni, questo ragazzo penso un anno più di me,
E mi ricordo che ci portarono a un pub, e io ci andavo principalmente per mangiare l'hamburger, non per altro. Però questi altri ragazzi al pub bevevano. E mi ricordo, se non sbaglio, perché io ho sto ricordo tipo mezzo trauma per me. Anzi, un trauma potrei dire, perché questo ragazzo offrirono per la prima volta delle sigarette. Io non ero assolutamente d'accordo, però ero un ragazzo e tenetti la bocca chiusa. Però questo ragazzo cominciò a fumare per la prima volta e tuttora questo ragazzo non se la passa bene. Quindi mi domando, no? Se potessi tornare indietro, proverei a fermarlo. Questo ragazzo mi darebbe retta, non lo so. Però io farei di tutto per un mio amico. Per un mio amico farei di tutto per non, per impedire che si faccia del male, no? Benvenuto a Koro Sensei. Intanto, non so cosa vuol dire quello che hai scritto, però benvenuto. Ciao Stefano. Ah, cosa scrivete? Andiamo avanti. Quindi un buon amico ferma dal fare scelte sbagliate, ok? Andiamo avanti. Allora, c'è un esempio di amicizia nella Bibbia molto famoso, che è quello tra Davide e Jonathan, figlio di Saul. Beh, pensateci voi, ragazzi, sono i moderatori apposta. Parliamo della vera amicizia, Stefano. La vera amicizia. C'è un esempio biblico che è quello tra Davide e Jonathan. E in 1 Samuele 18 da 1 a 4 dice: appena Davide ebbe finito di parlare con Saul, Jonathan si sentì nell'animo legato a Davide, e Jonathan l'amò come l'anima sua. Da quel giorno Saul lo tenne presso di sé e non permise più che egli ritornasse a casa di suo padre. Jonathan fece alleanza con Davide perché lo amava come l'anima propria. Perciò Jonathan si tolse di dosso il mantello e lo diede a Davide, e così fece delle sue vesti fino alla sua spada, al suo arco e alla sua cintura. Esatto, Brunello, sicuramente. Non lo so, avete visto che vengono a infastidire, però spero che ascoltano tra un fastidio e l'altro tutti quanti. Questo è un bel esempio di amicizia, perché Jonathan si sentì legato a Davide. Ed è strano perché Jonathan era figlio del re Saul, che era l'attuale re di Israele, va bene? Anch'io sono di Roma, Ginevra, benvenuta. Sostanzialmente, Davide era stato scelto da Dio per diventare il nuovo re di Israele, ok? Quindi avrebbe soffiato teoricamente il posto a Saul. Quindi come fa il figlio di un re a essere amico di una persona che probabilmente in futuro gli avrebbe soffiato il posto al padre? Eppure l'amicizia va oltre queste leggi umane. L'amicizia fece in modo che Jonathan si sentì legato a Davide, tant'è che Davide era un pastorello poraccio. Invece Jonathan era figlio di re, quindi era ricco, era benestante. E Jonathan, come segno d'amicizia e di affetto, gli diede il suo mantello regale, gli diede la sua spada, il suo arco e la sua cintura per fargli capire: tu sei mio amico. È una cosa bella quando appunto ci sono queste amicizie, no? E tu dici, ma è strano che c'è tutta questa amicizia, cioè c'è questo affetto per questa persona, no? E perché c'è usare i caratteri simili, i desideri simili, no? Però è bello quando appunto ti senti legato a una persona tramite un legame d'amicizia. Non solo, Saul, di lì a poco, avrebbe odiato a morte Davide, perché lo vedeva come una minaccia. Davide non voleva il suo posto, però Dio ha scelto Davide al posto di Saul perché Saul stava agendo male. E quindi Saul, quando ha capito che Dio voleva mettere Davide al suo posto, cominciò ad avere a voler faceva di tutto per ucciderlo, ok? Gli lanciò una lancia pure mentre suonava, di tutto, lo inseguì, lo perseguitò. In tutto questo, Jonathan salvò la vita a Davide. Gli disse: guarda, mio padre sta facendo Sta venendo a cercarti, scappa. E infatti Davide segue il consiglio di Jonathan e fuggì, altrimenti l'avrebbe ammazzato Saul. Nonostante quindi era suo padre, l'amicizia per Davide era più forte, tanto da salvarlo, ok?
Spero che avete capito l'esempio di amicizia. Un'amicizia così forte da andare contro il volere addirittura degli stessi parenti. Ok? E vi racconto un'altra cosa, che non so chi c'era l'ultima volta, una delle ultime volte che avevo fatto il DCD più all'improvviso, lo feci, mi sa martedì sera, che avevo portato con me un mio amico della chiesa a raccontare la sua storia. Ve lo riassumo in breve perché è un po' anzi azzecca con l'argomento. Infatti c'eri tu, Blesi. E il mio amico Federico praticamente parlò che il suo compagno di banco a scuola, ok, che veniva in chiesa da noi, frequentava il nostro gruppo dei giovani, gli parlò di Gesù, di Dio. E Federico in quel periodo stava in forte depressione, no? Cioè, cercava Dio, però non sapeva come trovarlo, insomma, no? Aveva anche dei brutti desideri. E un giorno questo ragazzo prese coraggio e gli parlò di Dio. Ed era quello che serviva in quel momento a Federico, no? Cioè, senza vergogna, esatto, bravo Rob. Quello senza vergogna glielo disse. Lui poteva anche vergognarsi di dire, mamma, io gli parlo di Dio, no? A mio compagno di banco, magari mi prende in giro, no? Invece ha avuto quel senso di coraggio, no? Tipo, come sto un po' facendo io a voi, sperando che vi rimanga qualcosa. E insomma, Federico, da quel momento, per curiosità, è venuto un sabato alla riunione dei giovani e poi non se n'è più andato. Cioè, è rimasto così colpito dall'atmosfera di famiglia, ma soprattutto dall'amore di Dio che gli mancava nella sua vita, che ha cominciato a frequentarci, ci frequenta tuttora, no? Però appunto l'esempio è questo desiderio dell'amico di desiderare il bene dell'altro amico, no? L'amico mio sta male e io lo incoraggio, ok? Sì, la ripubblico, Stefano, non ti preoccupare, la ripubblico sempre, ci sono tutte la playlist, sia su Twitch che su YouTube. Buonanotte, caro Stefano. Andiamo avanti, quindi. Allora, per alcuni di voi sarà una sorpresa, ma in più versetti della Bibbia Gesù viene definito come nostro amico. Penso che molti lo vedono come una persona lontana, la figura di Gesù, la persona di Gesù. Ma Gesù è un esempio di vera amicizia e anche lui è stato amico ai suoi tempi. Vediamo di qualcuno ai suoi tempi. Vediamo un attimo vediamo il primo versetto. Vi ricordate di Giuda, colui che tradì Gesù? Eppure Gesù amò Giuda fino alla fine, anche mentre lo tradiva. Se leggiamo in Matteo 26:50, ma Gesù gli disse, amico, che cosa sei venuto a fare? Allora, avvicinatisi, gli misero le mani addosso e lo presero. Perché, sostanzialmente, intanto dovete sapere che Gesù conosceva il futuro. Tant'è che un capitolo prima, qualche versetto prima, Gesù disse palesemente a tutti i discepoli che Giuda l'avrebbe tradito. Loro rimasero confusi perché non ci credevano. Però sapeva già tutto Gesù, sapeva che lo stava tradendo, sapeva che l'avrebbero preso e l'avrebbero portato a morte questo tradimento. Eppure fino alla fine Gesù gli disse, amico, cosa sei venuto a fare? Lo sapeva benissimo. Ma fino all'ultimo, nonostante sapeva, Gesù diede una possibilità a Giuda di redimersi. E questa è veramente una grande forma d'amicizia. Cioè, se tu sapessi, tu, persona che mi stai ascoltando, e lo chiedo anche a me stesso, se io sapessi che un amico mio mi viene a salutare, addirittura a baciare sulla guancia per farmi riconoscere che sono io ad essere preso e portato a morire sulla croce, io lo strozzerei, cioè io umanamente prenderei sta persona e farei brutto bacarospo tipo Homer Simpson, no? E invece Gesù fino alla fine ha amato Giuda. Cosa avremmo fatto noi se sapessimo che un amico ci sta tradendo e ci sta portando al patibolo? Se persino Gesù, che era la persona più buona della terra, ok? Gesù era la persona più buona della terra, non faceva una mala a una mosca, fu tradito, persino lui.
La cosa da un lato ci può consolare perché noi siamo pieni di difetti e comunque ci siamo ritrovati giustamente, cioè giustamente, nel senso che appunto essendo pieni di difetti è più facile che ci ritroviamo un coltello dietro la schiena, no? Quindi, se mai è successo, probabilmente è successo a ognuno di noi che un amico ci ha tradito, ci ha ferito, no? Ricordiamoci di questo esempio di Gesù, che ha amato fino alla fine anche l'amico traditore. Gesù ha conosciuto il nostro stesso dolore in termini affettivi, poi, ma anche di più, perché per questo tradimento Gesù perderà la vita. Perderà, vi ricordo, tra virgolette, perderà la vita, tra virgolette, perché dopo 3 giorni la Bibbia ci dice che risuscitò Gesù. Ok? Quindi per i cristiani sappiate che per i cristiani Gesù non è morto e basta, cioè che tu vedi ogni volta il crocifisso e pensi che Gesù è morto. No, Gesù poi è risuscitato dopo 3 giorni. Quindi Gesù per i credenti è tuttora vivente. Andiamo avanti. Gesù ha dato la sua vita per i suoi amici. Giovanni 15,13 dice, bellissimo versetto pure questo, nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. Bellissimo. Cioè, qual è l'amore più grande di dare la propria vita per i propri amici? Ed è quello che ha fatto Gesù morendo sulla croce. Perché Gesù, se sapete la storia, ma ve la dico io, in caso, Gesù sulla croce ha chiesto a Dio di perdonare i nostri peccati, perché noi siamo suoi amici, cioè anche se sbagliamo e sbaglieremo, lui conosce il futuro, sa tutti gli sbagli che abbiamo fatto noi. Gesù ha preso i nostri peccati sulla croce e ci ha perdonati. Quindi chiunque, dice la Bibbia, chiunque crede in Gesù non perirà, ma avrà la vita eterna, perché ci ha perdonati i peccati. Dice Giovanni 3,16 questo. Questo è quello che credono i cristiani, no? E quindi Gesù è l'esempio di vera amicizia. Andiamo avanti. E noi siamo suoi amici. Come posso dire? Perché dico questa cosa? Come ti permetti di dire che sei amico di Gesù? Lo dice la Bibbia. Giovanni 15,15 dice: Io non vi chiamo, questo è Gesù che parla, io non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo signore, ma vi ho chiamato amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre mio. Ora, tu puoi avere un rapporto di amicizia con qualcuno che non ti dice mai niente della vita sua? No, gli amici si raccontano tutto. E Gesù ci ha detto, con la Bibbia, Gesù ci ha detto tutto, tutto quello che dobbiamo sal sapere per salvarci l'anima, per avere la vita eterna. Ci ha detto tutto, tutto quello che ci sembra misterioso. Quando parliamo di Dio, è tutto rivelato nella Bibbia. Gesù ci ha fatto sapere tutto. Non so se vi sto dicendo una cosa stratosferica, ma che dite, ma come è possibile? Ma è così. La Bibbia rivela tutto quello che è indispensabile per la nostra vita. Domanda di Brunello, Dario, per te è meglio avere tanti follower o amici? Ma io voglio avere amici più che follower. Cioè, se è finta, mo c'ho 1200 follower. Se c'ho un centinaio d'amici è più che buono, insomma, sono contento. Follower che sono anche amici. No, ragazzi, cioè, io, come ho detto all'inizio, ho conosciuto tante persone brave, meravigliose, sono anche in questa chat in questo momento. E quindi sono contento di aver intrapreso non so come definirla. Questa esperienza, perché appunto io poi vi conoscerò molti di voi, se posso trasmettervi anche con poco quello che credo e quello che è la mia fede, per me è tutto di guadagnato, guadagnato come relazioni, non come in senso economico. Io penso, Blazing, ecco, una domanda di Blazing ci sta. Ok, mo parliamo anche di con l'Aaron. Per quanto riguarda Blazing, dice: Che ne pensi della scuola che ha levato il crocifisso nelle classi? Allora, nonostante io sono cristiano, posso dirti, Blazing, che sono per lo più d'accordo, ma perché aveva un significato sbagliato, perché Gesù non è rimasto
non è rimasto in croce. Tu fai ricordare ai bambini che Gesù è morto e basta. Invece Gesù è risorto, quindi forse la cosa migliore sarebbe stata mettere una croce e basta, senza nulla sopra. Però la Bibbia ci dice che non bisogna avere degli oggetti per ricordarci di Gesù. Quindi non c'è bisogno, cioè noi raggiungiamo Gesù tramite basta una preghiera per raggiungere Gesù, non c'è bisogno di un oggetto da guardare, ok? Kilias, non ti preoccupare, poi lo recuperi. Buonasera e benvenuto. Leron, mi puoi dire su cosa non sei d'accordo? Qual è l'ultima informazione? Così ne parliamo. Prima che vada avanti, riesci a scriverlo? Una storia su Instagram di Gesù che fa delle cose. Che vuol dire, Brunello? Comunque, magari tenetele le domande, ragazzi, ne parliamo dopo, Maria, fine. Tanto ho quasi finito, sto proprio alla fine. Conservate e poi ne parliamo. Andiamo avanti. In realtà questa è l'ultima cosa, ragazzi, da dire, quindi siamo alla fine. C'è un bellissimo versetto che è in Giobbe 42,10, che dice: quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, quindi quando pregò per i suoi amici, il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli rese il doppio di tutto quello che già gli era appartenuto. Ora, non so se voi conoscete la storia di Giobbe, ma Giobbe, siccome era un uomo integro, ok? Un uomo che seguiva Dio, purtroppo fu preso di mira da Satana, ok? Dal diavolo, che disse a Dio: quanto ci scommetti, più o meno, ve lo sto riassumendo, quanto ci scommetti che se gli tolgo i soldi, gli tolgo la famiglia, lui non ti segue più? E Dio gli dice: provaci, provaci a farlo. E il diavolo gli tolse tutto, benvenuto su Brooks 23, il diavolo gli tolse tutto, ok? La famiglia, la salute, la ricchezza, e Giobbe continuava a seguire Dio. E lui aveva degli amici, Giobbe, ok? Che un po', diciamo, lo consigliavano, però lui non, cioè, non gli dava tanto retta pienamente, perché lui pensava che non capivano il suo dolore. Però quando lui mise da parte questi sentimenti negativi per gli amici e pregò per gli amici, la Bibbia ci dice che il Signore lo ristabilì nella condizione di prima e gli diede il doppio, tant'è che ebbe altre figlie, come possedimenti ebbe il doppio, perché pregò per i suoi amici. Quindi io dico, cioè anche noi dobbiamo volere bene ai nostri amici e pregare per loro, per il loro bene, no? E Dio ci darà di più di quello che, no? Di quello che abbiamo sostanzialmente. Magari ci sbloccherà delle situazioni, dei problemi della nostra vita verranno sbloccate quando noi penseremo di più al nostro prossimo. E poi ti leggo l'Eron, finisco e poi ti leggo, facciamo tutte le domande e parliamo di tutto, va bene? L'intento di Dio è di benedire la nostra vita, di darci una condizione migliore della nostra vita. Probabilmente noi abbiamo degli amici, dei familiari che hanno delle difficoltà, hanno delle situazioni particolari. E tu potresti dire, tu che mi stai ascoltando in questa sera, potresti dire: come posso pregare per lui? Qualcuno potrebbe dire: io non so pregare, non ho mai pregato in vita mia. E io questa sera, per la prima volta, ragazzi, lo faccio come atto di amicizia nei vostri confronti, perché appunto, come diceva Brunello, come ci consideri meglio, preferisci i follower o gli amici? No, io voglio gli amici. Siccome vi considero miei amici, io voglio pregare per voi in live. Voglio pregare per noi tutti in live per la prima volta. Voglio farvi ascoltare una preghiera, come lo farei io insomma, col mio cuore. Lo studio, questa lezione, diciamo studio, è finita. E adesso voglio pregare per voi. Spero vi possa in qualche modo edificare. Gloria a te, Signore Padre. Tu sei buono, Signore. Signore Padre, ti ringrazio, Padre, per come in questa sera, Signore, mi hai dato questa opportunità, Signore. Ti ringrazio, Padre, per questi miei amici, Signore, che hanno avuto
in cuore, Signore, di ascoltare, Signore Padre, forse per curiosità, forse per un minimo di interesse, forse perché ci sono dei problemi nella loro vita, Signore. Padre, ti ringrazio, Signore, per questo coraggio, Signore, che mi hai dato, Signore. Non so, Padre, a cosa porterà, Signore Padre, ma ti ringrazio per quanti ragazzi mi stai facendo conoscere, Signore, in questi mesi, Signore. Io prego, Padre, per ognuno di loro che sta ascoltando adesso o che ascolterà in futuro, Signore. Tu conosci ogni capello, Signore, ogni situazione della loro vita, Padre. Tu conosci tutto di loro, tutto il loro essere, Signore. Ti prego, Padre, benedicili, Signore. Ogni situazione familiare, fisica, Signore, benedicili in questa sera, Signore. Tu sei l'Onnipotente, Signore, Padre. Ti prego, fai un'opera, Signore. Padre, entra nei loro cuori, Signore. Magari qualcuno avrà un cuore freddo, un cuore deluso, un cuore scettico, Signore. Ma io so, Signore, che l'ho sperimentato per primo, Signore. Io so, Signore, che tu puoi entrare in questi cuori, Signore, e benedirli, Padre. Grazie, Padre, per questa amicizia. Fa che veramente possiamo incontrarci presto anche fisicamente, Signore, e benedici anche questa loro notte, Signore, che possano pensare a te, Signore, e valutare, Signore, se, Padre, tu puoi, Signore, manifestarti nella loro vita, Signore, se hanno un cuore sincero, Padre, perché tu sei disponibile con tutti, Signore, non fai favoritismi, Padre. Grazie, Signore, benedici il resto di questa serata. Tutto questo, Padre, te lo chiedo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen. Io ragazzi vi ringrazio e spero che siete stati bene questa sera. Non è finita la live, mo rispondo alle vostre domande.